Siamo qui, ben ritrovati. Le stranezze del calcio. Beh, alzi la mano. Oggettivamente, chi soltanto poco meno di 2 mesi fa avrebbe previsto un finale di stagione così intraprendente da parte del Foggia di Zdeněk Zeman, che dopo la sosta imposta dal Covid a gennaio aveva iniziato con le gomme sgonfie, ricorderete, insomma, c'erano grossi problemi all'interno del gruppo perché, insomma, al di là degli automatismi che il tecnico Puojo ancora non riusciva a trasferire al gruppo, lo stesso gruppo era numericamente ridotto ai minimi termini perché fra infortuni, Covid, squalifiche e contrattempi di varia natura, c'è stato un momento in cui erano addirittura circa 10 gli elementi che il tecnico di Praga non aveva a disposizione. Allora bisognava fare di necessità virtù. Ecco perché quando poi Zeman dice che a gennaio, nella finestra del mercato suppletivo, sarebbe stato il caso di avere il prima possibile i rinforzi o presunti tali, diceva una grande verità, perché fossero arrivati per tempo, molto probabilmente si sarebbe evitata anche la striscia di gare negative consecutive che a un certo punto hanno anche allontanato il Foggia dalla zona playoff, già perché c'è stato un momento in cui la formazione rossonera, ricorderete, era scivolata addirittura al 12° posto. Da allora i rossoneri sono risaliti di 5 posizioni, sono settimi, sarebbero sesti senza la penalizzazione, hanno in ogni caso nel mirino il Palermo, che diventa in buona sostanza anche il prossimo step che adesso i rossoneri devono cercare di raggiungere in queste ultime 4 gare della stagione regolare, risalire la china e raggiungere il miglior piazzamento possibile. Si può, alla luce di quello che è un rendimento straordinario in quest'ultimissimo scorcio di stagione, adesso che finalmente Zeman ha completato il periodo di gestazione e che ha a disposizione tutti i suoi titolarissimi. Zeman che adesso mette nel mirino un altro record, uno dei tanti, questo suo passaggio sotto questo cielo. Domenica ha già eguagliato il record delle 4 vittorie di fila, come già era accaduto nella stagione da record 90-91, coincisa con la promozione in Serie A. Dovesse domenica prossima, in una trasferta sulla carta abbordabile, perché contro la Cenerentola Vibonese, obiettivamente Foggia cercherà di portare a casa l'intera posta in palio, laddove appunto arriverà una nuova vittoria, sarà record assoluto per Zdeněk Zeman, che 5 vittorie di fila nelle sue 4 parentesi, da queste parti fino ad ora non è mai riuscito a metterle insieme. Le stranezze del calcio. Vi aspetto domani. Ciao, grazie.